Ciao a tutti, allora questo è il consueto appuntamento con Velia del canale Black Moon ASMR ed è dedicato, come saprete, ai preferiti del mese. In questo caso parleremo del mese di dicembre, che purtroppo se n'è andato e stavolta girerò il video in soft spoken, così per cambiare un po'. Inizierei subito con le domande che, come al solito, sono 13, quindi un bel po'. La prima domanda riguarda la canzone del mese. Mi sa che non è la prima volta che vi parlo di Caparezza. Ebbene, a me lui piace, cioè non è uno dei miei artisti preferiti, però mi sta capitando ultimamente di ascoltarlo più del solito. E di fatto la canzone di cui vi parlo è tratta dal suo ultimo album, si chiama La Chiave ed è una canzone stupenda che vi consiglio assolutamente di ascoltare. E poi, siccome ho questa abitudine, questa consuetudine, quando faccio l'albero di Natale a casa dei miei, metto su un po' di musica natalizia. E la musica che preferisco, anche se non è totalmente natalizia, è quella di Elvis Presley. E quindi sì, voglio menzionare anche le canzoni di Elvis che mi hanno tenuto compagnia in questo periodo natalizio. Per quanto riguarda il film del mese, ho visto un bel film finalmente. Sto parlando di Lion. Lion è un film del 2016. Narra la storia vera di un bambino di nome Saru, un bambino indiano, che durante appunto la sua infanzia si smarrisce, perde traccia della propria famiglia e attraverso una serie di avvenimenti poi viene adottato da una famiglia australiana e quindi il film descrive poi il percorso di questo ragazzo che è arrivato all'età di 20-25 anni, decide di ritrovare le sue origini. È un film molto molto bello, molto piacevole da guardare e anche piuttosto leggero, nonostante il tema non sia proprio leggero. E gli attori sono Nicole Kidman e il personaggio principale è interpretato da Dev Patel o Patel, non lo conoscevo prima di questo film, ve lo consiglio comunque. Passiamo alla serie TV e qui vorrei aprire un capitolo lungo 25 minuti, ma dirò solo una parola: Gomorra. Per chi di voi ha visto la terza stagione di Gomorra, insomma ci siamo già capiti, non voglio spoilerare perché è una serie che molti di voi non hanno ancora guardato e ragazzi, cioè fatelo, perché finalmente abbiamo una produzione italiana degna di nota, fatta bene, significativa. Questa terza stagione è scioccante, parte un po' in sordina, all'inizio non mi stava piacendo tantissimo, poi invece si riprende per dare spazio poi a un finale shock, non voglio dire altro, comunque Gomorra mi ha assolutamente accompagnata per tutto il mese di dicembre. Ma abbandoniamo la tristezza di Gomorra e passiamo al capo del mese. Il capo che mi sono ritrovata a indossare maggiormente questo mese è un paio di jeans. E i jeans in questione sono dei jeans a zampa, proprio come si usavano una volta e si stanno anche un po' riusando, se vogliamo. Li ho indossati perché è un periodo in cui ho preso qualche chilo, questo motiva la dieta che mi sto accingendo a fare, e trovo che i pantaloni a zampa, i jeans a zampa, in generale i pantaloni a zampa messi con una scarpa un po' alta, vadano a slanciare la figura. Questi sono semplicissimi, blu scuro, un lavaggio molto scuro, e
e hanno la particolarità di avere il bordo inferiore tutto sfilacciato. Sono anche molto belli nella parte superiore perché sono a vita alta e hanno queste taschine. Anche dietro ci sono le taschine, ma sono molto carine queste tasche proprio sui lati del fianco. E io li indosso con appunto degli stivaletti, con un po' di tacco oppure con delle stringate con un po' di tacco. E il lato positivo di questi pantaloni a zampe è che non richiedono un tacco eccessivo, anche con un 6-7 cm comunque non toccano a terra, quindi perfetto. E passiamo allo smalto del mese che vi liquido in 3 secondi perché nel mese di dicembre avevo il gel alle unghie, quello rosso, non so se ve lo ricordate, quindi bene o male è stato quello lo smalto del mese di dicembre. Mentre per quanto riguarda il cibo del mese, il cibo del mese, ragazzi, nel mese di dicembre io ho mangiato veramente bene perché essendo a casa dei miei, insomma, mia madre mi ha preparato un po' di cose buone. Però chiaramente vi voglio menzionare due dolci che sono stati proprio il leitmotiv del periodo. È il pandoro che conosciamo tutti ed è il mio dolce natalizio preferito. Mentre odio il panettone, in realtà io penso che la pasta l'impasto del panettone sia anche più buono di quello del pandoro, ma non capisco la necessità di inserire canditi, uvette e cose varie che io odio, odio profondamente. L'altro dolce di cui ho fatto scorpacciate è un dolce tipico della mia terra, del Salento. Vi lascerò una foto. Si chiamano purcigiuzzi. Sì, purcigiuzzi. Attenzione al DR, doppia DR, purcigiuzzi, non purcigiuzzi o purciduzzi, purcigiuzzi. Che a Napoli conoscete con il nome di struffoli, questi piccoli cubetti, diciamo. Piccoli solidi a forma romboidale, cuboidale, e di pasta fritta che viene poi condita con del miele, a volte si mettono anche delle praline, un po' di decorazioni colorate in zucchero, non so, vedrete nella foto. È un dolce tradizionale, insomma, non può mancare a Natale. A Natale ne riceviamo sempre due o tre piattini da chi ancora li fa in casa. Mia madre a volte li fa, a volte no. Quest'anno ha scioperato, però fortunatamente mi sono arrivati da altre persone. Passiamo all'accessorio del mese. Allora, l'accessorio del mese, e probabilmente lo sarà anche per i mesi successivi, sono stati i cappellini. Il cappellino è qualcosa che io indosso sempre, a volte anche in casa, vi dico la verità. Ve ne faccio vedere tre che sono di generi un po' diversi fra di loro e sono quelli che utilizzo di più in assoluto. Il primo, che diciamo è il più carino anche per uscire, è questo qui, che ha una sorta di fiocco sul davanti che lo fa sembrare quasi una fascia. Vedete? Questo è molto carino, molto molto carino. Poi questo, che è quello diciamo da battaglia che utilizzo veramente molto spesso, questo è di OVS. Questo invece era di, non ricordo proprio, non me lo ricordo, forse H&M, tanto i miei capelli se ne stanno andando. Questo qui penso che lo possiate ancora trovare da OVS, anche se ha un po' di anni, ed è questo berretto qua che
che va poi morbido nella parte posteriore ed è veramente da battaglia. E poi l'ultimo me l'avete visto in uno degli ultimi video ed è questo nero, un po' più sportivo, diciamo, un po' più da giovane, diciamo. Persone young, anche se non lo siamo, indossiamo cappellini come questo. E quindi i cappellini, cerchiamo di dare un senso a questi capelli in modo tale da poter proseguire il video senza essere troppo ridicoli. Allora, prodotto del mese. Allora, nel mese di dicembre la mia pelle del viso era piuttosto stressata. So, sarà il freddo, sarà che è stato un periodo comunque abbastanza impegnativo, ma avevo la pelle molto rovinata, quindi ho cercato di fare qualche maschera in più, qualche scrub in più e quindi vi faccio vedere appunto queste mascherine che sono ciò che mi rimane di un bel blocco di mascherine acquistate a Budapest quest'anno. Sono di questa marca, Rival de Loop, e si trovano da Rossmann. Sì, io le prendo da lì solitamente. In particolare, questa è, mi sembra, non so quale delle due perché è scritto tutto in ungherese, tedesco, non lo so. Una delle due è di quelle esfolianti, quindi si applica sul viso, si lascia in posa un quarto d'ora e poi si va a fare questo peeling togliendola proprio come fosse uno strato di pelle. Un'altra invece è di quelle che si lascia in posa per una ventina di minuti e poi si risciacqua. E in questo modo ho nutrito un po' di più la pelle che era appunto parecchio stressata. Come scrub, ormai vi ho annoiato con il mio scrub di St. Ives, questo qua all'albicocca. Si sta anche finendo, ma tra l'altro penso che sia prossimo alla scadenza, quindi prossimo viaggio all'estero devo cercare di ritrovarlo. Doccia time, veramente niente di particolare. Vi rimostro questa, la maschera per i capelli della Ultra Dolce all'olio di mandorle e linfa d'acero. Lo stesso bagnoschiuma dello scorso mese perché ancora lo devo finire. Poi, essendo stato un bel po' di tempo dai miei, ho utilizzato un po' di prodotti là, quindi questo ce n'è ancora un bel po'. E poi, come shampoo, sto utilizzando ancora questo di Biopoint, che è uno shampoo in una size da 100 ml. Per capelli colorati con mesh, appunto della Biopoint che mi è stato regalato in occasione, insomma, di un torneo di beach tennis. Loro in genere ti regalano lo zainetto con alcuni prodotti all'interno. Abbastanza buono, ma sinceramente non noto questa grande differenza rispetto ad altri shampoo più economici. Per quanto riguarda il make-up del mese, mi sono truccata un po' di più, essendo appunto un periodo festivo, e vi mostro ancora una volta il mio fondotinta della W7, questo qui vegano, che mi sta dando veramente belle soddisfazioni. Ve ne ho parlato in un Get Ready, quindi andate a vedere, si trova sul sito di Machillalia a 4-5 euro, veramente buono. E poi chiaramente rossetto rosso. E sì, l'ho utilizzato moltissimo questo nel mese di dicembre, semplicemente con un filo di matita nera e mascara, niente trucco occhi se non questo e rossetto rosso. Io ne ho 5, ora ve li mostro.
questo qui di Astra, che sinceramente, ah sì, è il numero 17 e sinceramente mi piace molto perché è un bel rosso freddo e non è matte, però insomma poi quando si mette diventa abbastanza opaco, non ha una grande resistenza, però mi piace moltissimo il colore comunque. Per una serata va bene. Poi ho questo qui che è altrettanto bello, è il Red Velvet di Wet n Wild, che è un rosso un po' più caldo. È questo qua. Con questa luce forse i colori sono un po' falsati. Questo è leggermente più opaco, ma comunque non è opaco. Poi, questo l'avete già visto, è la tinta di Avon, la Head Tuner, che è un rosso anch'esso abbastanza caldo e questo è veramente opaco. Questo qui, questo si asciuga e diventa super opaco. Nonostante sia una tinta, non è una tinta, è un rossetto liquido, non ha una resistenza eccelsa. E poi ci sono i miei due rossi per eccellenza, quindi stiamo parlando di MAC Red Russian, che è un rosso scuro un po' aranciato. Il Red Russian è un matte, è il mitico Ruby V, che non ha bisogno di presentazioni, insomma. Ve lo faccio vedere vicino al Red Russian così che possiate apprezzare la differenza. Il Ruby è un retromatte, quindi è ancora più opaco e un po' più acceso, come vedete. Quindi questi sono stati i miei rossetti del mese e rimarranno qui per il resto del video. Evento del mese, Natale, non dico altro. Natale, dicembre è Natale. Passiamo, siamo addirittura d'arrivo e direi che sono anche quasi 20 minuti. Video ASMR del mese, ne voglio menzionare due, o meglio più di due. Il primo è il video che è Chiara, del canale Chiara ASMR, che tutti conoscete, ha realizzato per i suoi 100.000 iscritti. Bravissima, lei non ha bisogno di presentazioni veramente ed è stato un video originalissimo, bellissimo, sfaccettato, curatissimo e creato in modo che ognuno di voi segua una strada in base ai suoi gusti personali, perché lei propone diversi trigger, però poi ci sono delle varie deviazioni in modo tale che ognuno segua il link corrispondente al trigger che ama maggiormente. Spiegato così non ha senso. Andatelo a vedere, ve lo lascio giù in descrizione perché è veramente uno dei video più innovativi e originali che abbia visto negli ultimi anni. È il secondo video che voglio menzionare, è una serie di video realizzati da Alice del canale Tiny Seeds of ASMR, che ha fatto un calendario dell'avvento pubblicando ogni giorno fino a Natale un breve video di 5 minuti con un trigger diverso. Anche in questo caso mi è piaciuta tantissimo l'idea e la realizzazione è veramente curata nei dettagli. Lei io l'ammiro perché con mezzi molto semplici a disposizione, sa creare video estremamente curati e di alta qualità, secondo me. Quindi andate a visitare il suo canale e magari, anche se Natale è passato, i video del suo calendario dell'avvento. Per quanto riguarda il commento del mese, ho scelto un commento di Capri, ovvero Velluto Turchino, che è una ragazza a me molto vicina che mi segue da un bel po'. E non mi ha scritto niente di che, ma in questo commento ho colto il calore, la compagnia che riesco a provare
darvi, a regalarvi, ma che voi comunque sapete restituirmi anche semplicemente con un commento come questo. Lei mi ha scritto: "Ciao tesoro, che bel sabato mattina che mi fai trascorrere. Qui a Milano fa freddissimo e l'aria è pessima. Starò a casina, ma tu mi farai compagnia." Poi mi scrive dei commenti relativi al video e infine tanti baci Ale. Ecco, in questa descrizione della giornata, del suo sabato mattina, dell'aria di Milano, io comunque mi sono sentita vicino a lei, come se fossi in casa sua. Quindi mi ha fatto veramente, mi ha riscaldato il cuore quando l'ho letto. Grazie Gabri, un bacio. Ultimo quesito, la tarte del mese, la Yankee del mese. Per necessità ho dovuto utilizzare questa, non leggete per via della luce, è Midsummer's Night, ok? È una tarta estiva, perché insomma notte d'estate. Non mi piace neanche particolarmente, comunque un odore abbastanza fresco, abbastanza sì, piacevole, ma non è nelle mie corde. E purtroppo sono a corto di Yankee, devo fare una scorta, voglio provarne alcune di quelle nuove uscite. E ho finito Fireside Treats e appunto per necessità ho aperto questa e la sto consumando. Bene, io ho terminato, scusate i mille rumori che avrete sentito in questo video e i capelli che hanno vita propria, come sapete, quindi non riesco a gestirli durante i video. E ci vediamo molto presto. Vi do un bacione e vi chiedo di rispondere al sondaggio che troverete in questo video, perché mi serve un vostro feedback. Stavolta riguarda un quesito tecnico. E vi saluto e vi ringrazio.